Eccoci qua, ci risiamo. Anno nuovo, cocciniglia nuova e sempre sullo stesso limone, sempre lui. Guardate che infestazione. Questa l'ho trascurata per una quindicina di giorni e guardate cosa è successo. Pieno, pieno. Allora, per fare queste riprese, che stavolta spero siano a fuoco, ho dovuto cambiare tutto il setup fotografico, quindi spero che l'investimento ne valga la pena. Questa è la cocciniglia, eccola qui. Cerco di avvicinarmi più che posso. Questa è la cocciniglia cotonosa, attacca prevalentemente gli agrumi e il loro nome è dovuto al fatto che rilasciano una sorta di cera cotonosa. Non sono mortali per la pianta, però alla lunga non vanno bene, anche perché dove c'è la cocciniglia spesso ci sono gli afidi e guardate, dove ci sono gli afidi ci sono le formiche. A proposito di afidi, mi sono girato un attimo, guardate, ci sono anche quelli. Come vi dicevo, se c'è la cocciniglia, molto probabilmente ci sono anche gli afidi. Se ci sono gli afidi, sicuramente ci sono le formiche. In questo caso, proprio il tris. È tutto completo, non mi manca nulla. Quindi, lo scorso anno cosa ho fatto? Lo scorso anno avevo combattuto la cocciniglia e gli afidi con un preparato fatto a base di sapone di Marsiglia e peperoncino, 3 grammi e 3 grammi litro. Ha funzionato molto molto bene, mi aveva dato soddisfazione, in 3 giorni avevo risolto il problema. Quest'anno ho voluto provare un prodotto un pochino più professionale, è l'olio bianco e ha messo in agricoltura biologica e adesso ve ne parlo dopo la sigla. Questa volta, in questo video, vi voglio parlare di un prodotto un pochino più professionale rispetto a ciò che avevo preparato lo scorso anno. È un prodotto che potete trovare in tutti i vivai, io l'ho acquistato al consorzio, costa circa 5 euro, è olio bianco, è un insetticida naturale. È a base di olio minerale emulsionato, c'è anche a base di soia, eh? Se lo trovate su Amazon, se volete, vi lascio poi qualche link in descrizione, ma il concetto non cambia. Prima di dirvi come funziona, vediamo cos'è questo simbolo qua che mi ha incuriosito e magari neanche voi sapete cos'è. Quando vedete sui prodotti per l'agricoltura PFNPE, significa che sono prodotti adatti a persone senza patentino, come lo sono io, e significa esattamente prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali. Quindi quando vediamo questa sigla qui, possiamo stare tranquilli che lo possiamo usare anche noi hobbisti, eh? Io parlo sempre di hobby, non è il mio mestiere. Allora, olio bianco è biologico e ammesso in agricoltura biologica. Come funziona? Una volta che noi irroriamo la cocciniglia e gli afidi di olio bianco, l'olio bianco forma una patina sul loro corpo e li fa soffocare, non li permette neanche di mangiare, quindi muoiono soffocati. È utile anche sulle uova perché la stessa patina non permette all'uovo di respirare, passatemi il termine, non c'è lo scambio di ossigeno e quindi la larva che c'è dentro muore a sua volta. In questo caso io vi consiglio sempre di leggere le istruzioni perché sì, è ammesso in agricoltura biologica, sì, è naturale, tutto quello che vogliamo, però bisogna evitare di darlo 20 giorni prima del raccolto e ovviamente bisogna darlo in orari serali. Ora è coperto da me, lo posso dare, non è nocivo per le piante, non inquina l'ambiente, però ha questa carenza di 20 giorni e ovviamente bisogna darlo in orario serale, altrimenti si bruciano le foglie. Vediamo com'è, lo misceliamo subito nell'acqua. Allora, leggete sempre le istruzioni perché ogni prodotto fa storia a sé. In questo caso io sugli agrumi in periodo estivo ho un litro per ettolitro per 100 litri, quindi ho 10 millilitri per litro. Ora, se fosse acqua, vi direi 10 millilitri li potete pesare, sono 10 milligrammi, ma dal momento che il peso specifico è diverso, questo discorso non lo possiamo fare. Allora, io ho qui preso da confezione di un altro insetticida un misuratore in millilitri ed era quello che fa per me. Quindi ci fermiamo a 10, è molto denso, l'ho sbattuto prima. Ora, dal momento che è molto denso, non riusciamo a versarlo, vedete, all'interno dello spruzzino, quindi ci aiutiamo con un po' di acqua, facciamo una premiscelazione qui. Ecco, con l'acqua si miscela poi abbastanza bene, vedete, si scioglie. Resta qualche grumo, ma poi lo dobbiamo continuare a sbattere dentro lo spruzzino. Perfetto, si sbatte con forza. E ci prepariamo per l'irrorazione.
vi mostro qui sugli afidi, vedete questi puntini neri, spero che si vedano, ditemi di sì perché sennò ho speso soldi per niente. Allora, guardate che infestazione, stavolta è veramente grossa, eh? E poi è sempre lui, non capisco il perché. Allora, devo seguire il consiglio che mi ha dato una lettrice, che è quello di piantare delle teste d'aglio nel terreno, perché con l'aglio si fa un preparato eccezionale, loro lo odiano come odore, e quindi voglio vedere se poi diventa sistemico, nel senso che entra in circolo della pianta e gli dà poi fastidio. Guardate come rimane sulle foglie, vedete, rimane la goccia biancastra, segno che abbiamo miscelato bene. Ecco qui, perfetto. Ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo un po' l'effetto che ha avuto. Io penso che già domani dovremmo vedere qualcosa. Se va tutto bene si staccheranno con le mani senza alcun tipo di problema e a quel punto con un getto d'acqua non troppo violento li stacchiamo completamente. Ci rivediamo fra un giorno o due. Sono passate 24 ore dal trattamento, non ne ho fatti altri ovviamente, poi vi dirò il perché. Nel frattempo ho fatto due gocce d'acqua, ma è poca roba. Allora guardiamo insieme, vedete? Questi sono belli che morti. Si staccano. Le formiche sono rimaste perché non sono state colpite dall'olio bianco. Sono curioso di vedere quell'acaro lì. Eccolo qua, lo vedete? Qui è ancora vivo. Andiamo a vedere gli afidi. Qui abbiamo gli afidi. Vediamo un attimino come sono messi. Le formiche ci sono sempre. Gli afidi sono morti. Cadono senza reazione. Quindi se io adesso gli do un getto d'acqua, questi cadono. Intanto vi faccio vedere solo come si staccano queste cocciniglie qui. Vedete? Vengono via. Queste con un getto d'acqua vengono via. Però aspetterei ancora 24 ore prima di pulire la pianta, perché voglio che faccia bene effetto. In chiusura di video sono passate altre 24 ore, quindi in totale sono circa 48 ore dal trattamento. Mi sembrava corretto farvi vedere poi come termina l'operazione. Un getto d'acqua. Anche questa operazione la facciamo ovviamente non sotto il sole. Io ho ammorbidite prima col getto a doccia e adesso col getto forte ovviamente le tolgo del tutto. Il getto non è la massima potenza, per non rovinare nulla. Mi soffermo solo un attimo qui sul ramo dove c'erano gli afidi, vedete? Sono ancora attaccati, eccoli qua, questi pallini neri. Ovviamente anche questi, come vi dicevo, sono belli che morti, quindi li stacchiamo con lo stesso getto d'acqua, neanche forte, vedete? Appena appena. E il ramo è tornato perfettamente pulito. Perfetto, è venuto completamente nuovo, guardate che bello che è, non c'è più niente. Ora se c'è qualcosa attaccata, vedete, è soltanto perché non è venuta via col getto dell'acqua, ma poca roba. Sono contento, dai, ha fatto il suo lavoro, un trattamento, 24-48 ore, risolto il problema. Con l'altro trattamento che vi dicevo io, aspettate che ne ho visto ancora un pezzettino laggiù, il lavoro mi piace farlo bene. Con l'altro trattamento col peperoncino abbiamo piegato un po' di più perché ho dovuto fare tre trattamenti e poi risciacquare, insomma questo è un metodo un pochino più professionale, ecco, come vi dicevo all'inizio. Vediamo adesso due parole ancora sull'olio bianco, aspettate andare via perché sono indicazioni importanti, eh? Allora, due parole sull'olio bianco. Ci sono alcune controindicazioni da sapere per l'utilizzo dell'olio bianco. Allora, ho pubblicato un articolo sull'olio bianco, è un approfondimento abbastanza sostanzioso, andatevelo a vedere perché ho fatto una ricerca in rete e ho visto come si può miscelare con quali altri componenti, cosa non si può assolutamente miscelare e le controindicazioni per utilizzarlo puro. Allora, partiamo dal tempi di carenza, ve l'ho già accennato prima, 20 giorni per raccogliere i frutti e soprattutto se bisogna fare il secondo trattamento bisogna attendere ancora 20 giorni. Lo stesso intervallo di tempo deve intercorrere tra un trattamento di olio bianco e un altro con un altro prodotto, per esempio con la poltiglia bordolese o con l'olio di neem. Si può miscelare
arrivare all'olio di neem e ad altri componenti, però bisogna avere l'accortezza di dimezzare le dosi dell'olio bianco e tenere le dosi piene dell'altro componente. Non si può miscelare alcuni componenti come ad esempio la poltiglia bordolese. Comunque vi ho lasciato l'elenco sul blog, andatevelo a vedere se vi può interessare. Io l'ho pagato 5 euro, online lo trovate intorno ai 15-20 euro, è tanto. Se lo trovate in consorzio è meglio perché lo pagate molto di meno, e una confezione così, per come lo uso io, mi dura 20 anni, quindi secondo me è un buon acquisto ed è un buon prodotto. C'è anche la versione non minerale ma a base di soia, vi lascio qui la miniatura, anche quella la trovate su Amazon, se vi può interessare andatevela a vedere. Probabilmente è meno impattante sotto alcuni punti di vista, ma devo ancora studiare il prodotto e quindi per adesso vi dico soltanto che c'è, poi se vi interessa avremo modo di approfondirlo più avanti. Bene, è tutto per questo video, spero di aver risolto con questo limone. Vi ho dato una opzione in più rispetto a quella che avevo fatto lo scorso anno con il peperoncino e con il sapone di Marsiglia, che è sempre valido, con 3 trattamenti senza tempi di carenza, quello è eccezionale. Questo, come vi dicevo, c'ha 20 giorni di carenza, però è un prodotto un pochino più professionale, insomma lavora in un altro modo. Poi il risultato è lo stesso, però questo ha una copertura maggiore e è fatto diversamente. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, grazie per essere stati con me anche oggi. Condividete il video se vi fa piacere, salvatelo e vi può venire utile, perché tanto gli agrumi sono sempre soggetti a questo tipo di attacchi. Vi auguro una buona giornata.